Riapre nella mostra d'oltremare il Teatro dei Piccoli, dopo un ampio intervento di recupero finanziato con fondi europei. Progettato nel 1940 e danneggiato durante la guerra, il teatro fu ricostruito una prima volta nel 1952. Poi negli anni 70 il degrado e un incendio, e infine l'oblio. Un posto meraviglioso, in centro città, a Fuorigrotta, a due passi da tutto, con questo bosco di pini marittimi intorno, dentro 500 posti che aspettano solo i ragazzi della città. Io penso che sia una delle cose più belle che possano capitare e che stiano capitando in questo momento in Italia, dove si chiudono semmai i teatri invece che aprirli. E dedicare un teatro esclusivamente ai bambini in una città come Napoli penso sia una cosa importantissima. Oggi la struttura viene restituita alla città con la sua splendida sala da 500 posti, il perimetro alberato, le opere di Riccardo Dalisi. È importante che questo teatro che riapre per la città riapra anche con la rete dei soggetti che si occupano dell'infanzia, del teatro, della musica e di tutte le attività che sono destinate ai bambini. Un luogo del resto spettacolare, un luogo che è anche un parco, un'opera d'arte che richiama la sua storia appunto nell'anno della sua costruzione con le opere di Dalisi. Quindi uno spazio bellissimo da vivere per le famiglie, per i bambini, in un contesto della città che è tutto da destinare all'area per l'infanzia. Quindi speriamo che sia l'inizio di un ulteriore allargamento di attività per l'infanzia, così come si prevede in questa zona. Dobbiamo aprire questo spazio ai bambini, sottolinea il presidente della mostra Alberto Rea, offrendo un programma stabile e di alto valore culturale ed educativo. Noi l'abbiamo fortemente voluto insieme alla Mostra Oltremare e agli altri enti e istituzioni interessate. Un messaggio importante perché si investe sulla cultura, teatro dei piccoli, quindi sui giovani, sul messaggio che questo può avere anche come risposta alla crisi economica. Io sono stato sempre convinto che con la cultura si fa economia, si fanno posti di lavoro, si crea vita e poi in un luogo che deve vivere sempre di più come la Mostra Oltremare. Su questo c'è un investimento importante, si sta lavorando sul progetto europeo, i lavori vanno avanti bene, anche le gare, quindi siamo molto soddisfatti e volevamo a tutti i costi che questa apertura venisse anticipata quanto prima.